Voi pensavate che la serie su Earth Iron 4 fosse effettivamente finita, eh? E invece non è così. Eccoci qui con un episodio bonus. Arriva per Natale, ve l'ho tenuto buono per ultimo. Sì, perché nell'ultimo mese e mezzo sono stato afflitto da un'influenza dopo l'altra, però non volevo finire così prima di Natale. Ma siccome non c'era il tempo di fare una serie vera e propria, in realtà mi ero preparato questo gameplay che ora andremo a vedere. Ovviamente un voiceover perché l'ho registrato in un altro momento e anche perché poi ho tagliato e velocizzato il tutto da non rendere le cose troppo noiose. Allora, che cosa ho deciso di fare? La run con l'impero romano, mi sono detto, questa è la volta buona di fare le cose come si deve, ovvero fare una war conquest one tag, con una tag sola. Ed è proprio quello che ho deciso di fare. Infatti qua possiamo vedere che sto iniziando a spostare le truppe. Primo passo, ovviamente, Stati Uniti. Bisogna invadere gli Stati Uniti, togliersi dalle scatole subito. Come? È semplice, passiamo dal Canada. Ve lo ricordate? Nella serie avevamo fatto pappetto il Canada con questo signore dallo sguardo molto tranquillizzante e abbiamo subito invaso gli State. State che, se vi ricordate, erano in guerra col Giappone. Gli alleati non ci sono più. Ormai non c'erano più perché il Regno Unito, la Francia, non esistevano. Ma gli State erano comunque in guerra col Giappone perché il Giappone ha fatto Pearl Harbor, ha invaso le Filippine e via dicendo. Sfruttando il fatto di essere in guerra con gli Stati Uniti, quindi con la Major, ho iniziato poi a fare i vari fabricate claim su altri staterelli, come per esempio prima si è vista la Persia. Questo perché così riduce il tempo. Perché ormai, arrivati a questo punto, bisogna dirlo, eravamo la nazione dominante del globo, industria, manpower, era solamente questione di tempo. Quello che portava via un sacco di tempo è il tempo di fabbricazione dei claim, se non si è in guerra con una major, e l'integrazione dei puppet, che ne ho ancora un paio da integrare, per esempio quello che rimaneva del Regno Unito, l'Italian Raj, parte della Francia in Africa e tutte cose. Qua, per esempio, tutti i vari claim sulle nazioni arabiche, l'Afghanistan. L'Olanda ancora era via, viva, incredibile ma vero. Boh, qua l'Iran è già capitolato, per esempio. Durano pochissimo, anche perché a questo punto siamo nel 43 e avevo praticamente, forse a parte un paio di armate, avevo completamente motorizzato l'armata romana con le divisioni di fanteria meccanizzate, proprio praticamente tutte. Forse ne rimanevano fuori un paio di armate, quella di Bastico e quelle degli Alpini, ma bene o male avevamo la superiorità materiale ovunque noi andassimo. Ovviamente la tecnologia avanti su tutto. Gli Stati Uniti, devo dire, non si sono rivelati così difficili da far capitolare come pensavo, anche perché probabilmente tentavano di sbarcare in Giappone e anzi, a dire la verità, qua mi sa che non sono riuscito a catturarlo, erano riusciti a sbarcare a Tokyo, cosa che i giapponesi erano ancora impantanati in Cina, ma cose brutte. Tra le altre cose, un pochino tediose, per esempio, c'è appunto la dichiarazione di guerra a tutti questi mini staterelli. Che vabbè, ecco, questo è un motivo per cui questo episodio è un episodio condensato e velocizzato. Perché la registrazione per fare questa roba qui ci ho messo un paio d'orette, diciamo, di registrato vero, di giocato, fatto con calma in tempi diversi. Perché poi alla fine si tratta solamente di aspetta, dichiara guerra. Vai di Great Battle Plan perché tanto ormai si vince su tutto, però mi andava di farlo. Ritengo che far finire in modo più che degno la serie sull'impero romano, questo impero romano creato dal nostro Italo Balbo e i suoi fedeli seguaci, diventa davvero la nazione unificante del globo terrestre. Ecco, qui praticamente siamo alla fine, manca da catturare solamente San Francisco, Los Angeles, qualche città importante sulla costa occidentale, e gli Stati Uniti poi si arrenderanno. Il Messico, se non mi ricordo male, quando ho registrato, aveva creato la sua fazione, una roba del genere come se fosse Lega delle Nazioni Democratiche, Lega delle Nazioni Indipendenti, e si è tirato dentro gli Stati Uniti, ovviamente. Infatti poi questa mi è andata bene, così non ho dovuto perdere tempo. Infatti, eccolo qua, Stati Uniti capitolati, anche il Messico, gli Stati Uniti messicani, anzi, a essere precisi, vai e si va a conquistare anche loro.
Ecco, qui per esempio, infatti, poi scatta il trattato di pace, ce la dobbiamo giocare col Giappone, ma fortunatamente abbiamo fatto molti, molti più punti, li vediamo sulla destra, 2570 per turno contro i 217, il Giappone non ha fatto niente, infatti ci cucchiamo tutto noi. Per evitare problemi, in realtà, avevo fatto Puppetto, avevo fatto Fantocci e gli stati dell'Asia, volendo avrei potuto conquistarli subito, ma per evitare la solita meccanica del balance of power di perdere stati e perdere la bilancia di potere, ho deciso di farli puppet, anche perché poi la prossima mossa ovviamente sarà prendere le ultime grandi potenze, ciò che resta, quindi l'est, quindi Cina e Giappone. E mi sono detto, forse meglio per esempio Filippine, Indie orientali e tutte quelle varie isolette sconosciute, di farli come fantocci, perché perdere un 5-10% di balance of power perché magari una divisione giapponese di marine mi va a sbarcare a Saipan, no, Saipan è loro, mi va a sbarcare a Peleliu o a Tonga, mi scoccerebbe. Guardi, ho fatto fantocci e via. Ovviamente in tutto questo anche altre, quindi attaccare la Svezia, attaccare la Norvegia che finora erano rimaste fuori. Anche qui, giusto un qualche problema perché qua le infrastrutture erano un po' basse, ma ho usato gli aerei da trasporto con l'air supply a bomba e no problem, solamente anche qui una questione di tempo. E nel frattempo, ovviamente, l'invasione della Cina. Intanto che le nostre armate gloriose invadono anche staterelli africani vari, questi erano ancora reminiscenza di quando l'asse aveva preso questi stati qui, ne approfitto a questo punto del video per fare un augurio di buone feste, di buon Natale a tutti quanti voi che mi avete seguito in questi mesi. Le serie vere e proprie riprenderanno a cavallo tra le feste e dopo le feste, perché vi ricordo che a differenza di quello che succede normalmente, io registro quando non sono a casa. Quindi durante le feste, essendo a casa, mi è più complicato registrare qualcosa. È vero che potrei portarmi avanti, ma oh, non sono un professionista. Il mio grande difetto è questo, un pochino di disorganizzazione. Potrebbe non sembrare, ma è così. Ma comunque il canale va avanti, vedremo che cosa portare. Probabilmente l'avevo già accennato l'altra volta, potrebbe essere magari qualcosa su Kaiser Reich, anche se in realtà mi è frullata per la testa qualche idea di fare qualche run particolare, magari qualcosa che si vede poco anche in vanilla. Adesso devo fare qualche prova, magari durante le feste farò qualche prova e poi comunque sia vedrete degli aggiornamenti sul canale. Detto questo, qua, solita conquista degli staterelli americani centrali, dell'America centrale, qua lo sbatti è ognuno una dichiarazione di guerra diversa. Purtroppo questo mi ha fatto perdere una marea di tempo, però El Salvador, Nicaragua, uno dietro l'altro, finché finalmente dopo aver preso tutto mi rimaneva solamente più da integrare l'ultimo pappetto, l'Italian Australia. E ah, guardate che bella immagine. Una tag sola, tutto il mondo sotto il controllo dell'Imperium Romano. Uno, un colore solo, War Conquest al 100%. Non rimane più un singolo stato al di fuori dell'Impero Romano. Roma, ovviamente, capitale del mondo. Qui la schermatina del trade per vedere che effettivamente non c'è più nessuno. E poi, vabbè, il playthrough overview con il buon 100% di War Conquest. Tra l'altro, ho fatto anche qualche obiettivo nel frattempo, me ne sono approfittato ed è stata davvero, davvero divertente. Spero vi sia piaciuta questa piccola sorpresa. Vi auguro ancora una volta buone feste a tutti, buon Natale. Ci rivediamo molto presto. Ciao!